Buonasera nuovamente ai nostri web ascoltatori. Siamo con Alfredo Pauciulo, che saluto. Ha inizio la consueta trasmissione a settimane alterne, una settimana sì, una settimana no, spazio, economia e mercati. E con Alfredo Pauciulo, anzi, saranno 30 minuti ricchi perché c'è veramente tanto da dire. Per cui bando alle chiacchiere, come si usa dire. E io passerei, Alfredo, con la prima domanda che ti porgo, perché su questo c'è anche tanto da dire, come poi dopo la tua solita analisi sui mercati. Allora, qualche giorno fa, diciamo 2 settimane fa, sul New York Times, ripreso poi dopo da Repubblica, se non vado errato, è uscito un articolo di Krugman, premio Nobel per l'economia del 2008, quindi non è il primo che passa per strada e che dice un paio di cose. E cosa dice Krugman? Dice: state attenti che nel mese di giugno c'è il rischio concreto che la Grecia salti definitivamente fuori dall'euro e che nel mese di luglio c'è la concreta possibilità che in Spagna, Portogallo e Italia vengano bloccati prelevamenti sui conti correnti. Alfredo, a te la parola. È una cosa, diciamo, che ha un suo fondamento per come poi si sta snodando l'economia in questi giorni, ci sono delle sterzate verso altre parti. Tu cosa ci racconti? Allora, io innanzitutto ci tengo a sottolineare un aspetto molto importante, cioè che negli ultimi 4 anni, da quando è iniziata questa crisi che parte nel mondo della finanza per poi riversarsi sull'economia reale, c'è una serie di economisti, di politici o anche di economisti e politici improvvisati dell'ultima ora, non è il caso di Krugman, ovviamente, Riferisce a che Berlusconi, evidentemente. no, nemmeno, perché insomma fortunatamente oggi ha fatto una sortita in cui finalmente abbiamo capito da che parte sta. Niente, dicevo, ne ho sentite di castronate tantissime, molto spesso, poiché provenivano da fonti molto attendibili come Krugman, ho sempre pensato che ci fosse una motivazione politica o geopolitica, perché questa crisi è finanziaria innanzitutto, poi geopolitica e in ultimo di conseguenza economica. Quindi io credo che Krugman abbia voluto lanciare un segnale. Ricordiamo che Krugman sostanzialmente appoggia la scienza molto vicino È alla democrazia. venuta, scusami, è venuta meno proprio adesso che dicevi la linea. Quindi Krugman appoggerebbe, dicevi? Krugman è vicino al Partito Democratico degli Stati Uniti. Ah, ok, ecco. Ecco, cioè paradossalmente paradossalmente in Italia abbiamo che il centrodestra a volte ha delle sortite che sono molto più vicine a quelle del Partito Democratico americano e viceversa il Partito Democratico italiano ha cioè invece delle sortite che sono molto più vicine ai repubblicani statunitensi. Insomma, è un mondo in cui molte geometrie e geografie sono un po' quantomeno confuse se non capovolte. Niente, quindi dicevo. Di cose abbastanza insomma fuori dagli schemi ne ho sentite. È vero che viviamo tempi straordinari, è vero che la crisi dell'euro, e non solo quella dell'euro, anche quella dell'aria, del dollaro, è una crisi profonda di cui le ragioni andrebbero ben approfondite, che non sono solo di natura, diciamo, è in corso un processo di decumulazione del capitale finanziario, sostanzialmente. È un picco dei debiti che va nel 2012-2014, ma quello che ho notato è che in questi anni, in questi 4 anni, ognuno l'ha sparata a chi la sparava più grossa. Cioè, a un certo punto c'è chi diceva la società SWIFT, che è quella che si occupa dei pagamenti internazionali sull'interbancario, stanotte ha ripristinato addirittura i codici, questo ti parlo di circa alcuni mesi, 6 mesi fa, ha ripristinato i codici sulla DRAC, sulla Peseiras. In realtà serviva quello a spaventare i mercati o comunque ad indirizzare i mercati, cioè, quindi in questo senso erano manovre di aggiotaggio, iniziato il trading di aggiotaggio fatto quindi al limite della legalità. Quindi anche quella di Krugman, se bene parte da un'ipotesi, anzi più da un'ipotesi, da una situazione concreta, di problemi concreti,
Però la soluzione che lui paventa nel momento in cui dovesse verificarsi qualcosa del genere non è assolutamente quella che corrisponderebbe al vero. Mi spiego subito il perché. Perché se un progetto europeo di circa di quasi ormai 60 anni, per quanto negli ultimi 15 o 20 anni sia stato completamente distorto rispetto a quelle che erano le volontà originali di quel progetto, non può, a mio avviso, per quanta discordia ci possa essere tra i politici, può, a mio avviso, essere buttato da un momento all'altro al vento. E quindi, rispetto a difficoltà economiche del genere, di questa portata, secolari, sicuramente può crearsi una spaccatura economico-finanziaria che potrebbe portare anche a uno svincolo di alcune aree dell'Europa dalla moneta europea, ma non può assolutamente essere pensabile che si vadano a ricreare le monete nazionali, perché ciò comporterebbe automaticamente un ritorno agli stati nazionali all'interno dell'Europa e quindi significherebbe di fatto non far saltare l'Unione Monetaria Europea, non far saltare l'euro, ma di fatto far saltare l'Europa come progetto politico, sia se fosse quel progetto politico originale di Federazione delle Democrazie Europee, sia che fosse quello attuale, diciamo, un po' oligarchico elitario di quel progetto politico Alfredo, europeo. ti do una notizia in tal senso, e anzi faccio un invito e anche uno spot, insomma, per chi ci sta seguendo in questo momento. Lunedì, giorno 4, lunedì prossimo, in buona sostanza, noi avremo ospite qui su Libri.tv e andremo in diretta a partire dalle 21, eccezionalmente. Noi di solito andiamo sempre in diretta il venerdì. Invece il 4 faremo questo strappo alla regola perché intervisteremo Paolo Barnard che presenta il suo libro Il più grande crimine. Ecco, Paolo Barnard che si sta facendo molta strada, a dire la verità, soprattutto su internet, ha partecipato a due trasmissioni televisive, Matrix e quella di Gianluigi Paragone, L'ultima parola su Rai 2, che ha fatto molto discutere. Ecco, Barnard è uno di quelli che dice: vedete, questa Europa qui ci sta massacrando, questa Europa è una truffa, questa Europa è un golpe finanziario, noi dobbiamo uscire dall'euro e dall'Europa. Tu cosa ne pensi? Ecco, allora, innanzitutto io completerei prima il concetto che stavo esprimendo rispetto a Krugman. Cioè dico, Certo, l'analisi di certo. Krugman, scusa, ma più che altro per dare anche un'avvertenza a chi ci sta ascoltando e per magari metterli sull'avviso e ripararsi se possibile. Io dico sì che è possibile, ormai è possibile che in giugno accada qualche cosa, anzi, oggi sui mercati sono stati dei segnali che lasciano pensare a alcune cose del genere. Sicuramente però non è pensabile il ritorno alle valute nazionali come drachma, peseta, sterlina. Ciò che è possibile aspettarsi invece in una situazione del genere è o che la Merkel finalmente abbandoni la sua linea rigorista e accetti gli eurobond, e questo significa in buona sostanza far sì che la BCE diventi prestatore di ultima istanza. E questo potrebbe comportare, almeno momentaneamente, per sollevare dalla crisi di rigore che hanno avuto alcuni paesi, come la Grecia, anche la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, sull'Italia non sono tanto sicuro, potrebbe accadere una doppia circolazione dell'euro, cioè avremo magari per alcuni anni un euro a doppia velocità, quindi un euro 1 e un euro 2, un euro dei paesi forti e un euro dei paesi più deboli, per fare in modo che gli altri paesi si riprendano per poi rientrare di nuovo in una moneta unica, e questo potrebbe favorire anche favorire un ridisegno della unità europea, e quindi ecco, in questo senso mi riaggancio all'ipotesi fatta da Barnard, che in parte condivido, e cioè che l'Unione Europea non sia più quello che è stato negli ultimi 20 anni, o che si è apprestata a divenire negli ultimi 20 anni, cioè uno strumento antidemocratico attraverso cui corporazioni, interessi corporativi, politici ed economici sono fatti spazio per fare affari sulle spalle, in barba e sulle spalle dei cittadini, e ridiventi invece, attraverso questo nuovo indirizzo di politica finanziaria ed economica in Europa, possa diventare la base per ridisegnare di nuovo un'Europa sul modello originario di una federazione delle democrazie europee. Quindi io sicuramente sarò spettatore della trasmissione che farete con Barnard, e sicuramente farò delle domande. Ripeto, non condivido. Assolutamente, la chat noi la utilizziamo anzi come priorità. Quindi io
Io di Barnard ti ripeto, condivido l'analisi, diciamo, che lui fa, utilizzando questo termine molto colorito di golpe finanziarie. Condivido quell'aspetto, però non, a differenza sua, che pure ho letto le cose che ha scritto e ciò che dice, non credo che questo, possa essere fatto risalire alle origini dell'Europa. O come non posso, non in tutti i sensi siano i liberisti tout court e di scuola di pensiero liberista in economia, quelli che in origine hanno descritto certe tesi, hanno avanzato certe tesi, certamente non avevano in mente un progetto del genere. Anzi, spesso quei liberisti, come la scuola austriaca di von Mises e von Hayek, secondo me, sono stati utilizzati come paravento da questa oligarchia economico-finanziaria per portare avanti delle politiche che non sono state né liberiste, anzi assolutamente hanno poco a che fare con la scuola di pensiero dell'economia. Quindi è sostanzialmente su questo che dissento su Barnard, ma è scusabile perché magari lui non ha a un'altra formazione culturale, un'altra formazione professionale, quindi voglio dire, è perfettamente scritto. Di sicuro parte dell'analisi è sicuramente condivisa e ci sono dati di fatto che posso provare Ho capito. che già li ho parlato. Alfredo, vogliamo passare, se sei d'accordo, ai mercati finanziari? Oppure ci vuoi dare tu qualche altra informazione alla sorfida di Berlusconi di oggi? Ritengo che, ecco, due cose. Sicuramente la sorpresa di Berlusconi di oggi non è stata una barzelletta, nonostante lui, insomma, i suoi messaggi li lanci sempre in questo modo molto spettacolare in tutti i sensi. Ma quella di Berlusconi di oggi è stata a tutti i livelli, almeno non solo come l'ho registrata io, ma anche come hanno registrato i mercati, anche persone più esperte di me, di politica e di finanza, è stato un chiaro segnale lanciato alla Merkel, e a coloro che portano avanti la politica del rigore in Europa, a dire, insomma, guardate che se non si cambia la politica, economica e finanziaria in Europa rispetto a questa crisi, se non si cambia il passo, noi che siamo il partito di maggioranza ancora che possiamo staccare la spina al governo Monti, non ci faremo remore se non cambia questa linea di rigore, a eventualmente anche prendere in considerazione di uscire dall'euro e farci la nostra bella diretta. Cioè, insomma, Alfredo, sostanzialmente. ti pongo io una domanda. Sì. E tu cosa pensi? Sì, chiarissima, diciamo, la tua analisi sul messaggio che va a lanciare Berlusconi, quindi a nome del PDL. Ma tu di questo governo, sulle queste politiche economiche rigoriste, su questa crescita che praticamente un fantasma che si aggira, nessuno ti dice come, questi tagli, ne abbiamo discusso nella trasmissione appena chiusa con Società Libera. Che opinione ti sei fatta e che suggerimenti ci puoi dare? Allora, la politica di questo governo, ma non solo di questo governo, anche degli altri governi del rigore che sono sparsi per l'Europa, sono delle false politiche di rigore e assolutamente non hanno nulla a che fare con le scuole liberiste al sud, perché il rigore viene fatto su ciò che in qualche modo è produttivo o in qualche modo alimenta i consumi, mi spiego. Cioè, vengono tagliate. Il costo del lavoro viene tagliato, ad esempio, le pensioni, cioè nel senso che vengono posticipate la possibilità di andare in pensione e quindi danno un indugio anche per l'occupazione, però non vengono né aumentate le tasse su determinati tipi di ricchezze, né vengono fatte delle politiche di tagli alla spesa pubblica inutile. Cioè, quindi in qualsiasi caso non viene aumentata la pressione fiscale, né vengono tagliate le ricchezze che in buona sostanza, perché noi abbiamo una curva di ricchezza che
ci dice sostanzialmente che fino a un certo livello l'aumento del reddito ti comporta un aumento di spese e quindi di consumi. Oltre un certo livello la ricchezza aggiuntiva del singolo individuo diventa anelastica rispetto a nuovi consumi. Cioè, l'esempio è chiaramente se ho 2.000 euro al mese, io consumo quasi tutto perché ho i miei consumi, quindi spendo anche qualche cosina in più, ma oltre i 2-3.000 euro al mese, 4.000 euro al mese, man mano inizio a spendere solo per cose produttuali, sempre diciamo in misura inferiore. Quindi in questo senso Monti ha usato una politica del rigore verso il basso, cioè proprio su quelle categorie che sono portate a consumare di più. E questo assolutamente comporta non una crescita di rigore, ma comporta un rigore impoverimento, cioè comporta una diminuzione del PIL. Ti devo interrompere, ma Monti è un economista. Possibile che faccia questi errori? Cioè, faccio l'avvocato del diavolo e ti faccio domande provocatorie. Dobbiamo essere due avvocati del diavolo, allora. Io certo. No, dico perché nel senso anche io ho insomma delle perplessità, perché sinceramente non credo che non voglio manco pensare lontanamente che Monti sia uno stupido, assolutamente non credo e non lo voglio nemmeno pensare. Se dovessi pensare che questo è il motivo per cui lo fa, veramente insomma non ci credo assolutamente. Che devo pensare? Devo pensare che magari se è in buona fede lui abbia fatto questo solo per lanciare un segnale ai mercati finanziari e prendere una boccata d'ossigeno per poter fare il commissario liquidatore dell'Italia, liquidare i creditori privilegiati, quindi banche, i politici ad alto livello ed altri, e mandare a quel qua insomma sostanzialmente a carte 48 di altri pregati. Nella peggiore ipotesi devo pensare che era l'obiettivo l'impoverimento proprio della popolazione. Non vorrei arrivare a pensare questo, però aspettandomi da tanto, cioè quelle sono politiche di impoverimento, vanno bene per alcuni mesi ma devi affiancare altre cose e assolutamente se tu sugli stipendi, su tutto questo, tagli sull'aumento dell'IMU sulla prima casa, se tu fai 100, devi fare sulle altre cose, quindi come aumenti delle tasse sulla ricchezza, oppure aumenti delle tasse sul gioco, oppure tagli alla spesa pubblica inutile, la dovevi fare almeno 200. Allora in questo senso siamo tutti i consumi, ma nuove risorse che poi si mettevano in circolo per una nuova iniziativa economica, per cui avresti avuto nell'immediato una decrescita, una discesa del PIL, ma poi avresti avuto la forza per poter saldare altri settori. Invece questa è la grande mancanza che vuol dire il governo. Abbiamo, Alfredo, a disposizione 8 minuti e sì. Non lo so, li dedichiamo ai mercati, vuoi fare dei commenti? Sì. Ecco, quindi proprio ricollegandoci al discorso che facevamo prima, non è che adesso ritiriamo tutti i soldi e li mettiamo in un cassetto belli liquidi a casa perché sta per accadere qualcosa, oppure possiamo ancora investire chi lo desidera e chi ha le risorse soprattutto? Qualcosa sta accadendo e oggi si è visto sui mercati. Stamattina si è avuto un cosiddetto spike sia sul cambio euro-dollaro sia sul futuro sull'oro. Un movimento immediato in una direzione molto veloce e molto profonda in termini percentuali e poi subito un movimento in senso opposto. Infatti stamattina c'è stato un movimento che ha portato il cambio euro-dollaro fino a 1,25 e poi nel giro di meno di un'ora ha portato al 100 quasi su da 1,2450 a livello dell'altro. Così l'oro stamattina ha fatto un minimo a circa 1550 dollari d'uncia, portato in giro di un'oretta, un massimo 2, forse anche meno, si è portato alla chiusura a 1620 dollari d'uncia, cioè 70 dollari di più, cioè che significa in termini percentuali quasi 5%. E questo insieme alla sostanza di Berlusconi, insieme a quello che abbiamo detto 2 settimane fa sulla nuova politica tentata in Europa portata da Holland, è segnale che i mercati stanno scommettendo su una momentanea spaccatura dell'euro o comunque sugli euro bond, cioè in qualsiasi caso su una qualche soluzione che sia nell'immediato traumatica, ma che poi porti comunque a un'espansione della massa monetaria.
Che significa operativamente? Allora, portatevi qualcosa di contante a casa, perché qualora dovessero fare euro 1, euro 4, 5 giorni, le banche per fare i loro conteggi potrebbero non erogare il contante. Quindi per avere quella possibilità, se dovesse capitare in questo modo, ma magari potrebbe essere anche gestito più tranquillamente, ma nel caso mettere qualche cosa a casa di contante per far fronte a qualche una settimana in cui le banche non erogare, non lasciare dare i contanti potrebbe essere. In più, sicuramente vi assisterivo, oggi abbiamo assistito a questo rialzo dell'oro, dell'euro-dollaro, ma agli corsi che hanno invece completato la discesa. Oggi, stasera, il mercato americano è chiuso con un meno 2,50. Paradossalmente, oggi per la prima volta il mercato italiano è stato più forte da quelli occidentali. Segno che il mercato italiano è ormai abbastanza sottovalutato, per cui quello che mi aspetto è che o nel caso si faccia un euro bond, o nel caso la BCE, la BCE diventi prestatore di ultima istanza iniziando a stampare come la Federal Reserve, o nel caso in cui si faccia euro 1 euro 2, passato il momento di crisi tecnica di gestione del passaggio, per cui conviene tenere un po' di contante a casa, ma quello verrà percepito come soluzione dai mercati, per cui avremo che l'oro secondo me andrà alle stelle, il cambio euro-dollaro se non si spatterà, si salirà un po', se si spatterà ci sarà l'euro 1 che andrà forte e l'euro 2 che si saluterà, e allora chiaramente l'euro che abbiamo in questo momento rappresenta il 60%, 65% rappresentato dall'euro forte al 35% dell'euro debole, ma non ci dobbiamo preoccupare perché già la quotazione attuale ingloba tutto quello che poi sarà successivamente. Serve solo averne qualcosa a casa per diciamo, mettere in sicurezza per alcuni giorni. Dopodiché dicevo, quindi l'oro andrà alle stelle nell'eventualità in cui si dovesse manifestare in una situazione del genere, e in più mi aspetto che da qui a breve il Bund, il titolo di Stato tedesco, inizi a perdere terreno a quel punto, e quindi io andrei anche in vendita sul tedesco, e infine ormai se così fosse tolta la cosa, dovrebbe comprare azioni, in particolare scegliendo le azioni di società che vendono bene a domanda rigida, come energia elettrica, qualche petrolifero, anche telefonici, anche qualche cosa nel settore bancario, perché saranno i primi a beneficiare di questa spesa, almeno di questa soluzione, che non sarà ancora una soluzione economica, ma sarà una soluzione tecnica finanziaria. Sono convinto che avremo qualche giorno di capitolazione sui mercati azionari, mentre già l'oro si riprenderà, già oggi si è ripreso. Dopodiché consiglio a quel punto di comprare, però facendo ben scegliendo bene le azioni, soprattutto pescando quelle meno indebitate. Ci affacciamo diciamo a momenti, abbiamo fatto quattro anni di momenti storici straordinari, ma credo che ne vedremo ancora alcuni anni di. Io credo che questo è un cambiamento epocale di quelli che forse stanno, se non ogni più secolo, almeno una volta. Ed è importante. Chiarissima Alfredo, chiarissima la tua analisi. Purtroppo la voce si è sentita un po' disturbata. E noi, come al solito, mandiamo sempre i nostri ringraziamenti a Telecom per l'ottimo servizio che ci offre, soprattutto quando le nostre linee arrivano disturbate, per la banda che ci offre sempre particolarmente stretta. A me è facile, non so se dobbiamo ringraziare anche loro. Possiamo, vabbè, sai, l'infrastruttura, però poi dopo alla fine va a finire che è sempre la loro. In ogni caso, Fastweb o Telecom, il digital divide, ma soprattutto diciamo la ristrettezza della banda per fare trasmissioni, è qualche cosa che storicamente ci affligge. E guarda, le tue analisi assolutamente, in ogni caso assolutamente chiare, e hai qualche altra cosa da aggiungere oppure ci avviamo al termine? Abbiamo ancora a disposizione un paio di minuti. Ma io preferirei a questo punto, insomma, se tu hai delle curiosità, come ecco, come potrebbe essere la qualsiasi curiosità di un amico che mi trova per strada, magari una domanda che vuole essere più semplice piuttosto che tecnica, potrebbe essere utile per tutti.
Ma guarda, sei stato, diciamo, così chiaro che in questo momento non mi viene in mente nulla. Anzi, io coglierei il tuo suggerimento, magari di fare una piccola scorta di contante che potrebbe servire per l'evenienza di una settimana di 10 giorni in caso di grossi stravolgimenti, perché come tutti i cambiamenti, poi nei primi giorni genera il caos per poi arrivare ad un assestamento. Insomma, ce l'hanno fatta gli argentini, possiamo cavarcela pure noi, No, ma di sicuramente, no? certo la vita non è né l'economia né la finanza, la vita è altro e quindi è questo che si salverà alla fine Esatto, e l'umanità. forse esatto, sono perfettamente d'accordo con te. Forse da parte degli organi di informazione, dei telegiornali, in questi giorni lo spazio dell'economia è particolarmente enfatizzato. Forse si stanno lasciando un po' prendere la mano. Vabbè, ma in Italia abbiamo sempre avuto questo problema, no? C'è la settimana dei mercati finanziari che crollano, poi c'è la settimana degli stupri, poi c'è la settimana dove mordono i Certo, cani, ma poi c'è la settimana. credo che sia mondiale, che sia a livello, più che mondiale, che sia occidentale il problema dell'informazione concentrata sulla crisi. Negli ultimi 4 anni credo che sia stato un disegno politico ben preciso da E parte di un infatti, disegnato. si dovrebbe fare un'analisi anche sugli organi di informazione per vedere il peso che hanno anche la quantità di informazioni che riversano, no? Cioè, se tu, questo qui è un, va da sé, se c'è un periodo dove tutti i telegiornali parlano solo ed esclusivamente di cronaca nera, il paese può apparire come un paese poco sicuro. Vai a vedere le statistiche, i reati, diciamo, violenti sono in diminuzione. Allora, anche l'informazione può giocare un ruolo nell'economia, no? Nello spostare le cose. Tantissimo, Silvana, infatti. ecco, sì, Silvana, guarda, per chiudere, ti porgo la domanda di Silvana e poi dopo chiuderemo le trasmissioni in diretta. Stasera c'è una trasmissione successiva, però è un contributo registrato e purtroppo stasera non ci sarà la leggera euforia. Allora, la domanda di Silvana con la quale chiudiamo lo spazio finanze e mercati, economia e mercati, scusate, è questa. Arriveremo ad una crisi come nel 29? Ma Silvano, ci siamo già a tutti gli effetti, anche se forse non ce ne siamo resi conto. Chiaramente il punto di partenza del 29 era un punto di partenza di una maggiore povertà, quindi per strada si vedeva questo. Oggi ci siamo a tutti gli effetti, una discesa come il 29, anzi, io dico che in qualsiasi caso, anche se si fa euro 2, anche se si inflaziona tutto, noi comunque da qui a 10 anni vivremo, e non è possibile diversamente, andremo a un livello con un tenore di vita più basso, perché a prescindere da questa crisi finanziaria che serve soprattutto e sta servendo ad accumulare gli attivi finanziari che erano troppi rispetto agli attivi reali, il problema è che rispetto alle risorse esistenti su questo pianeta non si può crescere oltre il livello cui eravamo arrivati, soprattutto tenendo conto dei nuovi paesi emergenti come Cina, India, soprattutto del Brasile e Russia, che hanno una domanda che sta entrando insomma a pieno titolo sul mercato, cioè è importante crescere come prima. E quindi noi comunque il tenore di vita lo abbasseremo. Il problema è arrivare a quel livello in maniera più morbida e senza che qualcuno se ne approfitti sulle spalle degli altri. Guarda, se ne usciremo, chiederemo che vengano materializzati, perché adesso sono immateriali, no? I credit default swaps, e prenderemo tutti questi foglietti di carta, li metteremo nelle piazze e li Vabbè, secondo te. faremo il tirassegno ai certificati materializzati dei credit default swaps, Ma ce ne vedi, sono le tantissime. assicurazioni. Guarda, se non si fosse fatto un eccesso, un abuso su questo, in realtà sono strumenti che servono e sono utili. Se Assolutamente. vengono, il problema è che c'è stato fatto un abuso. Questo è grande, come è stato fatto un abuso del debito pubblico. Anche il debito pubblico serve perché serve fare deficit spending, e serve di volta in volta, tanto non è che non serve mai. Il problema è che poi in fase è servito sempre, e soprattutto poi a noi avere investimenti spesi in uno. Questo è il problema, poi, come sempre. Bene, grazie Alfredo.
Non ti sento più. Ah, no, adesso, sì, adesso ti sento. Guarda, ti ringrazio, grazie per la tua partecipazione. Quindi si chiude qui lo spazio economia che torna puntualmente fra 2 settimane con Alfredo Pauciulo. Corre l'obbligo a me di chiudere la trasmissione in diretta di questa sera di Liberi.tv perché la prossima trasmissione è un contributo registrato, per cui vi invito a restare. Diciamo collegati con la nostra web TV, adesso c'è la trasmissione A tavola con la psicanalisi di Giancarlo Calciolari che in esclusiva intervista la dottoressa Marina De Carneri. Il titolo della trasmissione è Cherchez la femme, psicanalisi e femminismo, l'uguaglianza e la differenza. Insomma, una cosa bella impegnativa. Con la mezz'ora di Giancarlo Calciolari si chiuderanno le trasmissioni. Di questa settimana di Liberi.tv, perché per problemi tecnici che oggi ci hanno afflitto un po' per tutta la giornata, non ci sarà la leggeroforia. Quindi vi lascio con un paio di spot alla regia e alla trasmissione di Giancarlo Calciolari. A fra 2 settimane con Spazio Economia. Ciao Alfredo e una buona serata a tutti i web Ciao, ascoltatori. Marco, un saluto.